Buongiorno, mi chiamo Dani Serruciro e frequento la Quinta. Nel progetto Ponci 3 Legale al Sud ho recitato la parte del bullo con la mia banda che faceva accuse scorrette e sbagliate. Quando recitavo mi sentivo felice perché facevo accuse che facevano ridere. Però quando il film è finito ho capito che nella realtà quotidiana fare queste accuse significa infrangere la legge e non rispettare gli altri, soprattutto i più deboli. E grazie a questo progetto ho fatto tantissime amicizie e ho scoperto il mondo del cinema e ringrazio la scuola e l'insegnante per questa opportunità che mi hanno dato. Sono Raffaele, sono un bambino di seconda elementare e sono il protagonista del progetto Ponci 3. Questa esperienza è stata meravigliosa. Ho anche conosciuto un mondo nuovo, il cinema. Mi ha anche aiutato a riflettere sulle condizioni di alcuni bambini che vivono davvero ciò che io ho subito nel film. Per finzione, il mio augurio è che nel nostro futuro mai più nessuno subisca delle ingiustizie. Ho anche capito l'importanza di entrambi i genitori nella vita di un bambino. E questa è l'opportunità per ringraziare i miei genitori che mi hanno accompagnato in questo bellissimo percorso. Ringrazio la dirigente, ringrazio coloro che mi sono stati vicini, ringrazio tutti, ma più di tutti il regista Vito Palumbo che mi ha scelto e mi ha dato questa opportunità. Raffaele, ora che l'hai ringraziato Vito, però ci vuoi raccontare com'è stato durante le riprese? Ti sei divertito oppure ti sei stancato? Avete girato tante volte la stessa scena? Mi sono divertito. Racconta cosa hai fatto prima così. Tra l'altro lui ha preso lezioni di violino per girare la scena in cui suona, per cui è stato bravo a calarsi nel ruolo completamente. Com'è stato suonare il violino? È stato bello suonare il violino. E di poche prove. Ciro invece non ha avuto nessuna difficoltà a entrare nella parte del bullo perché lui già si vede dal viso.